Ciao a tutti, allora oggi videocreazioni si tratta di un esperimento. Ah, visto che mi sono stufata dei colori ad alcol che ho, e ho provato a schiarirli inserendo all'interno il bianco e poi versandolo per fare la solita tecnica cloud. Quindi non so cosa sia uscito fuori, può essere che non si veda niente. Però sono alquanto curiosa, vi volevo far vedere una cosa che ho acquistato. E questa scatolina su Amazon, sì. Perché devo fare una serie di creazioni per Natale. E sono queste qui che io ce le ho nella versione grande e ho visto che c'erano anche qui piccoline. Non ti metti a fuoco. Sono troppo carine queste, mi piacciono un sacco. E adesso, ad esempio, dunque, è questa la misura, adesso era per prendere la misura. Vediamo se ho preso giusto, dunque dovrebbe essere questo e questo, ok? Sono così e ci sono in argento, in color oro e bronzo. Sono troppo carine. Queste qui ve le consiglio un sacco. E poi c'è sopra anche i suoi vetrini, se per dire non usate la resina o boh, insomma, potete metterci quello che vi pare, la resina UV dovete fare proprio una base, ci sono anche i suoi vetrini. Invece io ci metterò appunto i suoi cabochon. Quando usciranno come piacciono a me, chiaramente. Ok. Detto questo, andiamo a scoprire queste creazioni. Allora, iniziamo dalla misura per quei cabochon. No, mi dire che sono ancora molli. Questa è la misura per quei cabochon. Vediamo che cosa è successo. Cioè, si è nebulizzato il coso. Ha fatto la brina al cabochon, pensate quanto è freddo. Boh, è venuto così. Vabbè. Iniziamo molto bene. Ah, di questi piccoli non c'ho mai tanta fiducia perché lo sappiamo. Sicuramente per fare le creazioni su questa misura per quei cabochon, farò il Pitrish, penso. Questo invece è carino. È molto carino anche che il fatto dietro mi venga sempre nero, sempre più scurino, non riesco a capire perché. Prima non mi uscivano così le ditate sopra, boh, non lo so. Sta partendo già anche questo stampo, molto bene. Poi, andiamo avanti, tanto ormai. Comunque, anche se ci ho messo il bianco per schiarire i colori, non è cambiato assolutamente niente, perfetto. E vediamo questo. Io non capisco qui queste macchie che ci sono, da dove vengono? Cioè, no, macchie, qui è liscissimo. Sembra più ditate. È venuto così. Ma non capisco perché mi sta venendo tutto così orribilmente scuro. Dio santo. Allora, perché avevo intenzione di cambiare, provare a prendere altri colori ad alcol, però ho guardato un po' in giro, bene o male i colori sono quelli. Gli unici che cambiano alquanto sono quelli lì fatti a penna adesso della Stifler, adesso non mi ricordo, scusate il nome, e sono quelli fatti a penna, ma cacchio, costano un botto, cioè tipo 1-8 euro, ma sono fuori di testa. Quindi ho detto no. Se invece conoscete altre marche con prezzi ragionevoli dove vendono magari un set, colori non so, tipo pastellosi, qualcosa insomma di diverso dai soliti colori standard che conosciamo ormai fino allo sfinimento, magari fatemelo sapere, lasciatemi il link nell'info box e vi ringrazio. Poi andiamo avanti. Non andiamo avanti.
perché non mi escono fuori? Perché sono ancora morbidi? Chissà perché, Marti. Mi do le risposte da sola, chiaramente. Allora, abbiamo questo qua. Sempre con queste righe qui. Boh, non lo so. Non fate caso allo smalto. Ah, questo mi piace. Questo si sì, è approvato. Forse vedo qui un po' di quest'azzurro puffo che può essere l'averlo sbianchinato, diciamo. Abbiamo i soliti scarti, vabbè. Casca tutto dalle mani. Anche questo mi piace, il mio genere di colore. Non sono venuti per niente uguali, però questi vanno bene, quindi qualcosa di decente c'è. Vediamo questi altri ovali più grandi. Cioè, ma cosa ho fatto? Tutto lo stesso colore. E non vi dico quanto giallo, rosso, arancio ci ho messo. Dove sono? Dove sono? Boh. Cucù. E sì, cioè, mi piace perché mi sono i miei colori, ma io sto cercando insomma di utilizzare anche gli altri, ma vengono persi nel nulla. Oh, bello questo che non si vede niente. E qui vedi, c'era quell'ombra di rosso che è stata poi divorata dal blu. Però vedete, questo è un blu più chiaro. Allora, io uso sempre lo Sky che mi piace un sacco, che è un azzurro, diciamo. E qui ho usato il blu scuro, però visto che è troppo scuro, l'ho allungato col bianco ed è venuto un po' questo, però ha assorbito tutto il resto e quindi non si vede niente. Molto bene. Poi ritentiamo da tirar fuori questi, non capisco perché prima non veniva su. Questo sarà un color cagarello, anzi una ragazza mi ha detto color caramello. Molto fini, invece proprio sono grezza, sdruggica. E vabbè, infatti c'è lui. Vabbè. Non mi aspettavo granché da queste creazioni, visto che ho fatto questo pasticcio. Oh, questa che era molto carina, è molto rovinata. Boh, io non capisco tutte queste. E vi dico, qui è liscissimo sopra. Cioè, è come se prendesse da sotto una texture che non lo so. Vedete? E qui è liscio. Io, boh, non lo so. Comunque, è uscita così. Andiamo a tirar fuori questi tondi. Adesso iniziano le creazioni, quelle più grandi, che generalmente hanno un che di decente. Vediamo un po' le ultime parole famose. Proprio no. Poi questo. Mamma mia, sto cacchio di colore. Ce la posso fare. Io andrò avanti, ve lo giuro, finché non riesco a capire che cacchio è questo problema di sto coloraccio lì. No, adesso mi sono intestardita troppo. Però creazioni qua, tipo questa le ho fatte appositamente con i colori freddi, quindi avevo messo qui, ci avevo messo anche il viola se non sbaglio, il blu, azzurro, verde chiaro, verde scuro, ed effettivamente quel colore non è uscito. Nelle altre creazioni invece c'è. E ho messo i colori caldi, quindi i colpevoli sicuramente uno di loro, ma non sto riuscendo a capire quale, perché li sto togliendo man mano tutti, cioè, boh, vi prego, aiutatemi.
Allora, sto cuore non esce fuori? Sì, esce fuori, con violenza esce fuori. E vabbè, questo è rovinato, lo sapevo. Comunque è venuto da schifo. Guardiamo questi due ovali. Quindi non allungate i colori col bianco che tanto non funziona. Allora, questo qua, io questi qua ne ho fatti proprio due appositi. Questo sui toni caldi e questo sui toni freddi. Sto sperimentando il più possibile per arrivare a capire, mannaggia, qual è questo problema. Ho paurissima. Allora, qui tra i toni caldi c'è sto cacchio di colore. Quale sarà il problema? Non riesco a capire. Qui ci sono tutti. Allora, si vede l'arancio, allora, che non si vede, l'arancio e il giallo. Allora, qui vedo di colori che è rimasto il rosso, poi vabbè ci avevo messo il verde perché mi piace, e il viola, il rosa, e qui in mezzo c'erano l'arancio e il giallo, che fossero quelli il problema, e c'è anche il viola, non mi ricordo se l'ho detto, e fossero quelli il problema, però vi dico, non mi dispiace. Devo arrivare a capire. Vediamo quest'ultimo invece sui toni freddi, quindi come piacciono a me. Quindi teoricamente, se un attimino ho capito, l'andazzo non ci dovrebbe. C'è il pelo del cane, non ci dovrebbe essere quel coloraccio lì. Vabbè, fate finta di niente, fate finta che non c'è, non ci dovrebbe essere quel coloraccio. Invece quel corolaccio c'è. Che palle. Allora, mi piace un sacco, perché c'è il colore, ma è sotto. Adesso ritorno indietro. Qual è il colore più, tra virgolette, caldo che c'è qui? Il viola. Mamma mia. Però mi piace. Mi piace questo effetto che è venuto qua. Comunque, vi dico la verità. Un pochino i colori si sono schiariti, perché questo blu è quello che dice, si chiama Blueberry, è molto scuro, è un bellissimo blu, ma proprio blu scuro, e qui è molto molto più chiaro. Anche qui il verde usato si chiama Clover, è un verde, sì, erba scura, diciamo, e si è schiarito. Qui è lo sky è un po' più scuretto, non è proprio questo celestino, quindi boh. Non so, qualcuna di voi per caso ha provato a fare questa cosa? Fatemelo sapere. Però vi dico, queste due mi piacciono tutti gli ovali, quelli fatti appunto con i miei colori, che generalmente non mi deludono mai. Ecco, anche qua ad esempio, colori scuri, colori freddi. E comunque il sotto un po' si vede. Cioè, se dopo io mi metto a togliere tutti i colori accesi, cioè mi rimangono quei tre colori di numero e verranno tutte le creazioni uguali. Poi abbiamo questi due, niente, ma tutti gli altri niente, non mi piacciono, non c'è questo colore sotto, però va sicuro che andrò fino in fondo. Devo capirlo. Io sono troppo testarda. Il problema è che ho finito anche la resina. Questo non è brutto, perché, come vi dico, vi ho detto anche altre volte, secondo me questo color cagarello, bottiglia, caramello, chiamiamolo come volete, con questi colori non ci sta neanche male come contrasto, però non mi piace. Perché, vi prego, aiutatemi. Niente, concludo qui questo video esperimento.
E appunto, ditemi anche voi se avete provato a fare un po' di mescolamenti di colori ad alcol, se magari vi è uscito qualcosa di meglio. Ah, non vi ho detto che io non ho usato un bianco qualsiasi, ho usato il bianco quello per fare il P13, ma non il Pinata. C'avevo un set di colori ad alcol dove c'era chiaramente anche lì il bianco e ho usato quello per diluirlo. E poi ci ho messo anche un po' di alcol isopropilico perché non volevo fosse troppo denso, quindi qualche goccia ce l'ho messa e il risultato è questo. Sì, ci sono dei colori che si sono schiariti, ma voglio capire sto color smerdolino da che cosa esce. Quindi vi prego, aiutatemi. Niente, questo è tutto, ci vediamo presto. Ciao ciao!